Isole Canarie sono un grande arcipelago di 7 isole tutte di origine vulcanica. Il nostro viaggio inizia a Fuerteventura, considerata l'isola più vecchia dal punto di vista geologico. L'età del territorio è segnata dalle evoluzioni del terreno. L'isola è la più arida delle Canarie e anche la più pianeggiante. Noleggiamo un fuoristrada e la attraversiamo per scoprirla meglio. Qui un paesaggio di natura quasi incontaminata ci regala emozioni insostituibili, acque color smeraldo e sabbia bianca. Attraverso strade impervie raggiungiamo Tindaya, dove troviamo il Monte Sacro, luogo di culto delle antiche popolazioni, per poi salire alle famose spiagge di El Cotillo, paradiso dei surfisti. Verso ovest troviamo la cittadina di Corralejo, con le dune oggi parco naturale. Prendiamo il traghetto verso l'isola di Lanzarote. Questa è la più giovane e ancora oggi ci sono segni di attività vulcanica. Le rocce del Parco Nazionale Timanfaya ebbero origine in seguito all'eruzione vulcanica avvenuta intorno al 1730. Attraversandola si ha una sensazione surreale, paesaggi lunari di terre lontane nello spazio. Nell'isola si coltiva la vite, dove le piante sono protette dal vento con muretti a secco a ferro di cavallo. L'isola di Fuerteventura vive principalmente di turismo, non avendo produzione di generi alimentari, ma numerosi ristoranti di varie etnie offrono all'ospite una vasta scelta di piatti, principalmente di pesce fresco pescato e l'immancabile piatto tipico, la paella.